Dottor Giraldi, quest'anno riprendo le sue parole, un festival interattivo ed esperienziale per Conoscenza in Festa 2017. Sì, quest'anno abbiamo creato, oltre alle stesse dinamiche di conferenze, approfondimenti e anche spettacoli, diciamo, di piazza, un percorso che abbiamo chiamato Education for All Experience, dove portiamo il dibattito e la discussione sulla policy dell'UNESCO Education for All, che si discuterà durante il G7, anche alla città e ai visitatori del festival. Nella città ci saranno 6 luoghi per un viaggio della conoscenza, dove creeremo 6 total room, quasi come fosse un museo, quindi trattiamo questa policy governativa come fosse un'opera d'arte, come deve essere un tema come questo, e i cittadini avranno possibilità, girando, di vivere delle esperienze. Si partirà dal Palazzo della Banca d'Italia, del Palladio, dove si parla di digital innovation e si potranno scoprire grandi intuizioni che hanno avuto e storie mitiche, io le definisco, degli studenti, anticipando quello che verrà a livello progettuale su come la tecnologia può rinnovare l'education. All'interno della piazza del Rettorato ci sarà un altro allestimento che si chiama WISE, che è un laboratorio del gruppo dell'architetto Mario Cucinella, dove da un anno a questa parte migliaia di studenti è stato attivato attraverso degli hackathon per pensare e ripensare allo spazio della conoscenza per eccellenza, che è la scuola. Poi ci sarà a Minimaglia, del gruppo DIMAV, un bellissimo allestimento, una total room artistica dove si discute delle Minimaglia della conoscenza e della comunicazione. Spesso dimentichiamo che prima di progettare l'education bisogna pensare a come si comunica, e quindi loro riflettono e ci fanno riflettere sulle Minimaglia della relazione. Poi avremo al mercato del pesce, dove il pesce non c'è più, neanche il suo odore, e quindi non c'è più nulla per certi aspetti, ma un allestimento multimediale di uno spettacolo che si chiama Fior del Nulla, dove si discute, si dibattite sul tema del disapprendere prima dell'apprendimento, ma anche all is education, tutta educazione, quindi il teatro, la contaminazione dei linguaggi. Per concludere, in via Cavour ci sarà Sapere Migranti, in via della narrazione, come abbiamo sempre chiamato, dove diamo valore alle storie di migranti che portano conoscenza. Nel nostro paese entrano ed escono tante persone di altre culture, hanno dei saperi che possono essere utili anche per noi. Molti modi per declinare il tema di quest'anno, Education for All, un tema anche difficile da affrontare aprendosi alla città e al mondo, perché diventeremo un po' il fulcro di un evento veramente mondiale quest'anno. Sì, però proprio per questo abbiamo voluto far vivere delle esperienze. Spesso parlare di temi grandi non è sufficiente. Ad esempio, un'altra attrazione che ci sarà, un'attrazione esperienza molto importante, è un percorso teatrale sensoriale al buio su una storia per eccellenza dell'umanità, che è l'Odissea, nella biblioteca comunale dei bambini, dove per diversi giorni, in diverse fasce orarie, si potrà vivere questo percorso al buio che viene progettato per i ciechi, ma in realtà è più interessante per noi. Come dire, l'Education for All in pratica è anche un modo per ripensare al modo con cui noi facciamo comunicazione e apprendimento, e spesso non è solo un problema di inclusività, solo un problema di sensibilità per riprogettare e ripensare un tema così importante come la conoscenza. Quanto lavoro c'è dietro a un evento di questo tipo? Beh, diciamo che si inizia a pensarlo ad ottobre, dopo che si fa l'analisi dell'anno precedente. Se si riesce a fare un evento del genere è perché tutta l'Università di Udine mette insieme il lavoro di tutti i diversi comparti, quelli tecnici, di Information Technology, l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione, e poi tutto quel gruppo legato alla segreteria del rettorato, o diciamo persone che sono messe e dedicate a fare questa cosa, nonché, lo voglio citare, la grande appassionato contributo di tutti i professori e ricercatori dell'Università di Udine, che oramai sin dal primo anno, ma adesso con grande entusiasmo, ci propongono tantissimi contenuti che poi vengono offerti alla città in questo contenitore. Qual è l'auspicio per questa terza edizione? Ma io penso che l'auspicio è sempre quello che tutte le persone che verranno a Conoscenza in Festa possano portarsi a casa qualcosa, anche solo una riflessione, un concetto, un'emozione che gli consenta di migliorare la loro esistenza.